Buongiorno a tutti, Natura Wild. Ma se io vi dicessi che a aprile nascano i galletti, voi ci credereste? Accompagnatemi in questa avventura sorprendente. Cioè, abbiamo trovato ora i prugnoli a 1000 metri, i primordi di prugnoli a 1000 metri, e adesso abbiamo trovato i galletti. Adesso vi faccio vedere, appena li ritrovo, faccio vedere i galletti. È una cosa incredibile, perché di solito ad aprile si trovano i prugnoli, ma non si trovano i galletti. Adesso vediamo, addirittura c'è la scopa in fiore. È un'annata pazzesca, e si riesce a trovare questi funghi. Io vi dico, senza spoilerarvi nulla, che è probabile che qualcheduno abbia trovato anche i primi porcini. Di solito anche quelli, siamo 3 settimane in anticipo. Siamo 3 settimane in anticipo. Allora, questo è un galletto. Nessuno potrà confutare questa cosa. Qui c'è un galletto. Ma non è finita. Qui ce n'è altri due. Eccoli qua, uno. Pallens, questo è Cantarellus pallens. Pallens perché ha il gambo un pochino più chiaro del Cibarius, ma va sicuro che il sapore è buono uguale. Qui non stiamo tanto a... tanto se i galletti sono arancioni, se ci sono si vedono. Questi li appoggiamo momentaneamente qui e proseguiamo andando a vedere se troviamo qualche esemplare di misura superiore. Anche questa è una fungaia, quindi non vi stupite se si riesce con tanta facilità a trovare i galletti. Questo è frutto di, diciamo, di anni di ricerca e di primaticce. Ogni fungaia, ogni fungo ha le sue primaticce, no? Non solamente i porcini, tutti i funghi hanno le fungaie primaticce. Tutto sta nel trovarle. Adesso proseguiamo in questa avventura e vediamo, in questo punto a me favorevole, se riusciamo a trovare ancora qualche esemplare di galletto, così poi dopo ci facciamo una pasta galletti e prugnoli. Io vedo che qua qualcheduno ha mosso le foglie, ma immagino che sia un animale, perché voglio pensare che qualcheduno pazzo come me si sia messo a cercare i galletti. Poi magari mi sbaglio. Qui ci sono dei primordi addirittura secchi, piccoli piccoli ma secchi. Questo andiamo a coprire, magari la increscia, proseguendo magari andiamo a cercare un punto un pochino più umido nel bosco, vediamo se siamo più fortunati. Strano, perché di solito se mi fa lì, poi da qualche parte, non tantissimi ovviamente, non mi aspettate cestate di prugnole, è giusto la soddisfazione di dire ho trovato i galletti, scusa i galletti non i prugnoli. Eccolo qua, questo è un altro piccolo galletto che lasciamo qua, è inutile prenderlo così piccolo, non ha senso. Andiamo avanti nella nostra ricerca, approdiamo in un punto un pochino più umido del sottobosco. Troviamo altri due che stanno nascendo, questo è piccolo piccolo, andiamo a lasciare. Questo addirittura, guardate, questo addirittura si è seccato,
questo addirittura si è seccato. Riusciamo ad arrivare tardi ad aprile. Riusciamo ad arrivare tardi ad aprile. Ora vediamo. Sarebbe piaciuto trovarne un pochino meglio, ma mi sembra già che sia una cosa eccezionale. Ora non abbiamo grosse pretese, ovviamente, insomma. Vediamo, girando, ma mi sa che queste erano proprio le prime, i primordi, di galletti, avendo trovato i prugnoli già in alto, mi è balenata questa malsana idea di andare a vedere se trovavo qualche cos'altro. Secondo me qua, girando, mi sembra impossibile trovare qualche cos'altro. Ci potrebbe essere qua. Andiamo a prendere il bosco con la triangolazione, ma mi sembra che per il momento sia tutto. E che dire, più i galletti che dire. Vabbè, ciao a tutti.